A quanti metri siamo?
non devono essere ancora nella fase di spigatura, non devono avere il fiore, che sono molto più teneri, che altrimenti quando c'è il fiore sono già diventati duri. Per esempio, questo è spigato, vedi? Questo c'è già tutto il fiore sopra, e questo invece no, e questo finisce nel sacco. Eccolo qua. Ti raccolgo? Ora sì. Sono spinaci selvatici. Assaggio, assaggio, assaggio. Prendi una foglia e masticala. Quello è il cefalone, sì. Si dovrebbe anche vedere il rifugio. Io dunque degli Abruzzi. Un gruppo di intrepidi ha lasciato il campo base. Quella sella si intravede il rifugio Duca degli Abruzzi, che mette in comunicazione questa valle col versante aquilano del Gran Sasso verso Campo Imperatore. Siamo entrati pure dentro, chiapre serra, eh? Mi raccomando. Sono arrivato, credo, 40-50 metri più su. E lì si apre tutta la vallata, sotto, immediatamente sotto al Gran Sasso, che incombe, incombe proprio, e si vede il sentiero che prosegue, che viene da, da Campo Imperatore. No, Campo Imperatore è questo, no si vede, ah, quello che va su, questo qui che ho preso, quello adesso, che sale su, sì, prosegue, certo. Va al Bracciaio, Bracciaio, e poi prosegue per il Passo del Cannone, e la sella dei Due Corni, giusto. Ma è un sentiero facile, sì, qui è facile, lo so, è tutto tranquillo, bello, si va bene, ad arrivare un'ora prima e l'avremmo potuto fare il giro. Bene, Aille. Buongiorno. Non è mio. Ah, questo è un accompagnatore. Un accompagnatore, ogni tanto si trovano sti cani. Vero? Ma guarda, ne abbiamo trovati noi nel corso delle nostre camminate. Alessandro e Francesco. Ciao, piacere. Piero. E dove andate? Achille. Veramente siamo in intenzione di passare la nottata qui. Ah. E domani, cioè, domani mattina anda sopra. Che siccome stanotte c'è, cioè se il tempo ce lo permette, c'è sta un'eclissi di sole. Ah, di luna. È vero, sì. Vogliamo vederla da... Che poi dovrebbe essere, stanotte dovrebbe essere sereno, perché... Speriamo. Dice che domani dovrebbe essere sereno completo, quindi... Sì. Allora arrivo pure io, eh. I quattro temerari hanno conquistato il Garibaldi. Ci vuole poco per essere temerari qui. Abbiamo conquistato il Garibaldi, Duca degli Abruzzi, l'abbiamo conquistato. Stanno dietro. Ah sì? Fino là dietro sei andato pure. Sì. Ma penso. Te lo sei esplorato tutto, insomma. Ma c'avevi un passo proprio da... No, me l'ho fatto intorno scendendo. A troppo il camoscio. Meno male che non sono un cervo. E meno male che sono un cervo. Queste corna sono diverse. Sono molto più ridotte quelle che stanno. Ma che le bruciano?
quello lì che adesso però viene coperto dalle nuvole. Sa che i tre dell'Ave Maria se la sono squagliata. È molto probabile. Sequestrare tutto il filmino. Ciao! Ciao! Ah, bene. Abbiamo completato felicemente la passeggiata.